era il Verbo. Il Verbo era presso Dio. Il Verbo era Dio. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Il sì di Maria ha permesso al Figlio di Dio di condividere la nostra condizione umana. Da quel momento in poi, i vagiti e la fragilità di un bambino diventano segno concreto della presenza di Dio. Il Natale è la festa delle luci, perché è la festa di Cristo, luce del mondo, il quale desidera illuminare e riempire di senso la nostra vita. È la festa dei doni, ma il dono più prezioso Dio lo consegna in Cristo all'umanità di ogni epoca. Più di 2000 anni fa, nella tenerezza di un bambino, e dalla resurrezione di Cristo in poi, in ogni liturgia, la parola proclamata si incarna per via misterica. Quel pane e quel vino diventano, per opera dello Spirito Santo, presenza reale di Cristo, il quale desidera condividere tutto della vita di ciascuno, ogni dolore, pianto, disperazione e gioia, tutto di noi sta a cuore a Dio. Nella pienezza dei tempi, Maria, col suo sì, ha cooperato al disegno divino, permettendo al Figlio di Dio di farsi figlio dell'uomo. Maria è così diventata madre di Dio e madre della Chiesa, perché docile e umile ascoltatrice della parola. A te che ti senti sfiduciato a causa delle ingiustizie della vita, a te che hai smarrito il senso profondo dell'esistenza, a te che sei stata duramente provata da indicibili dolori, a te, a me, a ciascuno è rivolto, come Maria, l'invito a credere al Dio dell'impossibile, a fidarci della parola proclamata, ad accoglierla nella nostra vita come parola divina, eterna, degna di fede. Allora l'impossibile diventerà possibile. Allora permetteremo a Cristo di incarnarsi nella nostra vita, trasfigurandola dall'interno del nostro cuore.